profumo di fiori d'arancio per Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme. La coppia nata 3 anni fa nella casa del Grande Fratello VIP potrebbe convolare presto a nozze. Nelle scorse ore, al dito dell'ex professoressa de L'Eredità, è spuntato un prezioso anello tempestato di diamanti. A mostrarlo ai follower è stata lei stessa. L'ex GFina originaria di Casalnuovo di Napoli ha ricevuto l'anello di fidanzamento dall'imprenditore partenopeo conosciuto nella casa di Cinecittà durante una romantica vacanza in Grecia. Gianmaria Antinolfi potrebbe dunque averle fatto la proposta di matrimonio nonostante in questi anni si sia spesso parlato di crisi. Com'è andata la prima notte d'amore di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme? Nel 2021 Gianmaria Antinolfi partecipò come concorrente al Grande Fratello VIP, dopo essere finito sui giornali di gossip per via di un flirt con Belén Rodríguez. In passato, l'imprenditore ha avuto anche una storia con Soleil Sorge. Nella casa di Cinecittà conobbe Federica Calemme e da allora i due non si sono più lasciati. La prima notte con Gianmaria? È andata benissimo, ci siamo incastrati perfettamente. Sta andando tutto bene, tutto perfetto, siamo in super sintonia, confidò lei a Casa Chi, una volta fuori dal gioco. Gianmaria Antinolfi, imprenditore e manager nel campo della moda e del lusso, è cresciuto a Posillipo ma si è formato alla Bocconi. La madre di Antinolfi, Gianmaria, voleva un figlio da Belén Rodríguez. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Esmeralda Vetromile, madre di Gianmaria Antinolfi, confidò che lui voleva un figlio da Belén Rodríguez. In quanto a me, ho pensato, speriamo finisca presto, rivelò. Lei è una donna molto intelligente, un'azienda che cammina, non lascia spazio, è un fulmine, molto concentrata su se stessa. Esmeralda Vetromile è una nota imprenditrice partenopea, nonché proprietaria di una società di organizzazione di eventi e del famoso Circolo Rari Nant di Napoli.